Europa, un'identità problematica, un'unità improbabile. Su questo tema è intervenuto a Verona, al Polo Zanotto, il politologo ed editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia. Il tutto nel contesto di una serie di incontri di approfondimento sulla realtà e prospettive dell'Unione Europea, organizzato dall'Istituto Mazza, che si protrarrà fino all'11 di dicembre, chiamando relatori di livello. Secondo lei che cosa rende così problematica oggi l'unità dell'Europa? L'identità dell'Europa e la sua unità sono entrambe due cose problematiche. L'identità, perché l'identità dell'Europa è un'identità divisa, è un'identità tra Europa orientale e Europa occidentale soprattutto, è un'identità divisa anche dal punto di vista religioso, storico, culturale. C'è un'Europa latina, mediterranea, e un'Europa germanica, centroeuropea, con due storie diverse. Quindi è una molteplicità di identità, che però hanno delle cose in comune, ben inteso. Soltanto che mi sembra che, diciamo così, le classi politiche europee non intendono in qualche modo mettersi sulla strada di realizzare questa unità identitaria, di soprattutto, come dire, dire ai propri popoli che esiste questa identità comune. Ognuna mi pare che coltiva e difende il proprio orticello identitario, la propria anche identità politica, la propria statualità. Non c'è assolutamente un'amalgama culturale, anche perché questa amalgama si può trovare soltanto guardando al passato e le classi politiche europee non sanno più cosa sia passato. Sono più europeisti a parole che non di fatto. Sono più europeiste, sì, a parole secondo il loro modo di intendere l'europeismo, che è stato, credo, tutto sbagliato da almeno, diciamo, 20-30 anni in poi. Però non c'è nessun segno, mi pare, di cambiamento. Mi pare che si voglia continuare su quella strada, che in sostanza è l'idea che dall'unità economica possa nascere l'identità politica. Ed è una strada, non è mai successo in nessun posto del mondo questo. Quindi è un'idea perduta questa? È un'idea che non porta da nessuna parte, come infatti non sta portando da nessuna parte. L'euro, invece di unire l'Europa, la sta dividendo, mi pare, no? Produce sempre più forti tensioni fra paesi che hanno i conti in ordine, come si dice, e quelli che non ce l'hanno, tra paesi che hanno, diciamo così, certi tipi di rapporti con il proprio elettorato e altri. Cioè, l'euro sta dividendo l'Europa, l'economia, a differenza del mercato comune delle merci, c'è una profonda differenza fra il mercato comune delle merci e la moneta unica. Direi che anche c'è questa differenza tra comune e unica. Comune significa appunto che tutti in qualche modo confluiscono su una piattaforma comune. Unica dà l'idea della imposizione, come dire, della uniformizzazione. Un'uniformizzazione che però non ha portato gran fortuna.